come ti chiamo, sorella? Allora, Nali. Sicuramente sì. Bella raga, Nali. Siamo qua con Nali. Come fai i funghi, trifolati? No, faccio tipo la pasta con i funghi. Ancora movimento lento. Annalisa, come stai? Bene, benvenuta. Molto bene, grazie. Nel nostro salotto. Grazie mille. Che ne dici, com'è? Sto bene, sono super contenta di tutto e di essere qua. È uscito da poco, Eva più Eva, io tutte le so. Le sai tutte, infatti, infatti sì, sei meglio di me. Vuoi venire a cantare, partecipare? Okay, mi faccio i capelli blu, facciamo un trio. Potresti, sì. Senti, com'è nato questo pezzo, Eva più Eva? Allora, questo pezzo è nato in realtà un sacco di tempo fa, perché l'abbiamo scritto, secondo me, poteva essere tipo inizio 2019, quindi è uno dei primi in realtà nati di Nuda, poi Nuda 10, no? Okay. Eravamo in studio, eravamo io, Dardust e Franco 126, che sono, siamo noi i tre autori, e avevo questa idea appunto del titolo, io volevo fare questo pezzo che si intitolasse così, avevo l'idea di concetto che era proprio quella in antitesi a Eva contro Eva, e quindi diciamo puntare i proiettori sul concetto di fare squadra, farla in generale, perché mi piace trasferire il concetto generale. Poi tra donne diventa una cosa molto bella, perché comunque la sintonia, la complicità che si crea tra donne è un po' rara, è unica, è una cosa davvero che ti fa guadagnare un sacco di prospettive. La collaborazione con Rose Villian com'è nata? Rose artista, la conoscevo, mi è piaciuta molto, le cose che ha fatto mi sono piaciute molto, mi è piaciuta lei, e quindi diciamo che semplicemente piacendomi le ho proposto di fare questa cosa insieme. Non ci conoscevamo, ci siamo conosciute in studio, e tra parentesi ho scoperto una ragazza super simpatica, solare, coinvolgente, con un sacco di cose in comune in realtà a me, e quindi direi perfetto. Sei qua, abbiamo un po' di giochi da farti fare. Sono okay? Pronta. E il primo è un tuo giudizio fashion. Okay. Ossia, voglio che tu guardi questa foto. Ok. E mi dica cosa ne pensi di questo stile di Katy Perry di quando ha presentato gli email. Beh, devo dire che mi piace. Okay. Ma io sono comunque fan di Katy Perry. Biancaneve. Molto Biancaneve, sì. Però con questo buco diciamo che è una cosa, cioè, che si fa notare. Quella è una presa d'aria per prendere un po' di fresco. Un po' di freschezza, dici, sì, per stare un po' fresca. Esatto. No, mi piace. Tu come ti vestiresti? Non lo so. Cioè, rimarresti sobria o dicevo, boom, sparo? Ma potrebbe essere un'idea, magari giocare su un look più maschile. E poi su una roba veramente super colorata, super fashion, ecco, potrebbe essere. A me piace molto questa doppia possibilità in antitesi, in generale. Chi è il tuo artista italiano preferito? Cristina Donà. Mahmood. La notte, noi siamo un clan. La notte. Quella tipa super fashion, super simpatica. No, ha fatto un sacco di cose fighe. Come si chiamava? Elodie? E quello straniero? Bjork. Alice full of love. I Glass Animals. Billie Eilish, che spero sia ancora in vita. Un genere musicale o artista insospettabile, lontano dal tuo mondo, che ti piace tantissimo? Sono nel pieno del mio periodo metallaro, quindi ad esempio io sotto la doccia canto in Metallica. Mi piacciono tantissimo le band nordiche tipo Sigur Rós oppure Fever Ray, magari la gente non se lo immagina. Un duetto, con chi lo faresti nel futuro? Dave Gunn, lo farei con Lady Gaga. Il duetto che ho fatto nella mia ormai infinita carriera è, mi ricordo di quell'estate meravigliosa con quel ragazzo che si chiamava Federico Rossi. Mi è piaciuto, quel duetto. Scusa. Là mi era stato divertente, un'estate divertente. Un genere musicale che non sopporti? Le robe un po' troppo spinte, latine, baciata, queste robe qua, un po' gli Avventura, non mi fanno impazzire. Sono più le canzoni, cioè le canzoni brutte, non le sopporto, quelle che non mi coinvolgono. Cioè, non vado per generi, ma per quello che mi piace, non mi piace. Il successo è una cosa che ti stimola o che ti fa paura? Il successo mi stimola molto. Per certi versi mi fa un po' paura, sicuramente.
Allora, io il rapporto col successo lo vivo in maniera molto serena. Non è sempre stato così, perché comunque ho fatto un po' fatica a gestire la popolarità, che nel mio caso è arrivata tutta di botto. Alla fine hai fatto pace con il successo? Ma certo, assolutamente. Adesso io, vedi, guarda come vado in giro con la coperta sulle spalle, non mi interessa più nulla, non mi frega nulla, mi possono fare le foto in tutti i momenti, ma chi se ne frega? Sono felicissima, ormai. Ho dato. Se ti dicessi che tra qualche anno gli artisti arriveranno a comunicare sui social network, ci crederesti? Allora, faccio fatica a immaginarlo, però ti credo, sì. Tu hai MySpace, giusto? Lo stai utilizzando? Assolutamente sì. Qual è il tuo status che hai scritto prima di venire qua? Allora, io raramente scrivo status su MySpace, vado e controllo in realtà chi ha ascoltato le tracce che ho caricato sopra, vado a vedere chi è che ha iniziato a seguirmi, cose di questo genere. Avresti mai pensato che nel 2021 gli artisti sarebbero arrivati a litigare sui social network? Allora, innanzitutto, purtroppo MySpace è fallita e quindi poi c'è stata tutta un'evoluzione per cui in realtà ci si poteva immaginare questa comunicazione sui social, eccetera. Ma come è fallito? Beh sì, è fallito. Quanto ti è piaciuto nel 2018 vincere gli IMEI come Best Italian Act? Ammazza, mi è piaciuto tantissimo. Sì. Beh, è stata una forse delle cose più belle, delle notizie più belle che mi hanno reso più felice negli ultimi anni, sicuramente. Infatti il Cimelio, questo qua, è lì proprio, sì, è in posizione, appena entri in casa mia, è lì. Te lo schiaffo in faccia. È lì, guarda. Sì. Ma so che qualcuno ti aveva spoilerato la vittoria, può essere? Eh sì, mi aveva chiamato Ermal. Ermal Meta. Era il vincitore dell'anno precedente, okay. E quindi quell'anno lì... già sapeva. C'era stata sta cosa, mi chiama e mi dice, Nali, ma guarda che figata, ma videochiamata, mi sa che era una brava, videochiamata. Brava, complimenti tu. Esatto, esatto, no, felicissimo. A tutti gli ospiti che stanno venendo abbiamo chiesto di portarci un reperto, un cimelio di guerra. Di quando hanno vinto gli IMEI. Tu li hai vinti nel 2018 a Bilbao, cosa mi hai portato? Allora, io ti ho portato, siccome in quel periodo, cioè il disco che, insomma, che mi ha fatto arrivare a questo premio era Bye Bye, disco che io che adoro. Che ti ha fatto dire bye bye a tutti. Che mi ha fatto dire bye bye a tutti, io guarda caso qua, nascosto nella giacca, ho il 45 giri in edizione limitata del Mondo Prima di Te, che è la canzone che avevo portato a Sanremo, che aveva un po' trainato tutto. Ok, ma scusa, fammi vedere un attimo, è chiuso ancora? Sì, perché comunque c'è tutto bello in celofanato, perché okay, quello apro, è mio. Posso? Vai. Ah, è tuo, posso aprire? Oh, tu lo vuoi vicino al premio? No, 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 aprilo perché ne ho un altro in celofanato, quindi questo si può... Nel caso in cui tu dovessi incontrare qualche cattivo che te l'apri... Eccolo qua, te l'ho aperto. Allora... Dentro cosa ci sono? Foto? Cosa c'è? No, dentro c'è la sua bustina, la cosa carina e il colore mi piaceva molto perché avevamo scelto, mi ricordo, il 45 giri color lime, che era tutto bello intonato. Wow, vedi, il verde, la copertina, sì. Beh, bellissimo, sembra quasi un frisbee. È vero, è vero. Bellissimo però. Questo me lo posso tenere? Ma certo. Grazie mille. Ma certo. Ok, lo teniamo nella nostra bacheca anche quando arriva una MTV, lo mettiamo là. Tutti i cimeli dei vari. Esatto. Il disco fluo di Annalisa. Bye bye. Cosa che chiediamo sempre, l'abbiamo chiamata Sliding Doors, ossia di raccontarci se hai avuto, diciamo, una chiamata che ti ha cambiato la carriera, una scelta che ha determinato un determinato percorso? Allora sì, in realtà ce ne sono state tante. I momenti fondamentali che identifico sono sicuramente la prima volta che avevo cantato, ero piccolina, ho cantato dal vivo davanti a un po' di persone in occasione tipo di qualche evento scolastico e mi ricordo il momento in cui ho pensato ma forse c'è una possibilità davvero di fare questo perché avevo ricevuto un gradimento incredibile e avevo un professore che si era impegnato per farmi andare a lezioni di canto, quindi quella è una cosa che sicuramente mi ricordo e da lì ho iniziato poi a studiare canto e a iniziare proprio
a pensare, a non più sognare, ma pianificare. A farla diventare nonostante una cosa fossi attibile. Piccolina. Esatto. Quanti anni avevi? Ma avrò avuto 12-13 anni. Ah, quindi abbastanza presto, insomma. Sì, 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 una cosa del genere. E poi sicuramente quando ho deciso, tra mille paure e mille dubbi, di provare a partecipare ad un talent, no? E quindi ho fatto, in realtà, un breve ping pong. Ho provato X Factor e poi ho provato Amici, mi hanno preso da Amici. Okay. Però diciamo che la Sliding Doors per me è stato il decidere di provarlo, perché avevo molta paura in realtà. Perché sei una timida? Non sapevo se poteva essere la mia strada o no, poi a un certo punto ho detto, senti, non ho niente, non ho veramente niente da perdere, quindi proviamo, ed è andata bene, meno male che l'ho fatto, meno male. Già, anzi, ne approfitto. Ecco, già, perché mo mi hai portato, adesso mi hai portato la mela avvelenata. No, la mela del peccato. Ok. Non è quella di Biancaneve, è quella del peccato. Ah, ok. Allora, grazie per essere stata con noi, Annalisa. Grazie a te. Io mi mangio la mela. Certo. Quindi poi non so se dopo ci sarò ancora. Ci sarai. Quindi, però nel frattempo, visto che tu nel 2018, diciamo, la vittoria della spoilerata Ermal Meta, e non hai avuto la possibilità di ringraziare la platea, sì. Noi ti diamo l'occasione di andare nella nostra room dei ringraziamenti. Vado! Dove potrai fare il tuo ringraziamento. Ma finalmente, mi date questa occasione fantastica. Beh, vedo che non togli gli occhi da qua. Perché... C'hai proprio l'attrazione. Ma no, perché devo prendere questo? Volevo darti questo per fare... Vado con la... No, vado facciamo con questo. Così. Allora, occhio che pesa, eh. Lo so, è perché okay. C'è... No, metti pure l'altra. Dici? No. Ce la fai? Dai, sì. Ah, ok. Allora, grazie ciao. Mille, a presto. A presto, ciao. Vado. Ciao. Vado. Mangio la mela. Eccomi, grazie a tutti, grazie. Sono felicissima di aver vinto, di essere qua. Voglio ringraziare la mia famiglia, le persone che lavorano con me. Sono felicissima di essere qui a Bilbao con voi. Mi aveva chiamato Ermal per annunciarmi che avevo vinto, ma io lo sapevo già. Grazie.